Davide Bertoncini, terza stagione a Frosinone, in Ciociaria come stai, come ti trovi? È interessante, sono qui, direi che procede tutto bene, è un'esperienza che mi sta facendo crescere tanto e mi sta dando anche diverse soddisfazioni, quindi sono davvero tanto contento. È la piazza giusta per fare calcio e per un ragazzo come me questo non è poco. Classe 1991, 23 anni, in carriera ha indossato soltanto 3 maglie di club, Genoa, Piacenza e Frosinone. Partiamo da Genoa, ricordi legati soprattutto al settore giovanile, con il rossoblù hai vinto uno scudetto del campionato primavera nel 2010, ricordi di quella stagione? Ricordi di quella stagione tanti, belli, perché comunque alla fine sì, un campionato primavera, quindi non sei nella squadra, nel calcio che conta, nel professionismo, però è già comunque un traguardo abbastanza importante. E mi ricordo esattamente la finale perché era una partita diciamo diversa dalle altre, dove avevamo una cornice di pubblico importante e alla fine l'abbiamo spuntata con un 2-1 sull'Empoli. Un bel ricordo. A Genoa, nella tua avventura in rossoblù, conosci Robert Hooker, che poi ritrovi qui a Frosinone. Oggi è il tuo compagno ideale, quasi un fratello per te, ma che amicizia è nata soprattutto fuori dal campo tra di voi? Ma sì, io dico che è il mio fratello sociale, perché alla fine ci siamo conosciuti veramente qui a Frosinone e lui, perché nell'esperienza di Genova non ne aveva legato tanto, nel senso che lui era VIP, cioè si allenava spesso con la prima squadra, c'era il fenomeno, poi veniva con noi a giocare il sabato a rubare il posto a chi invece magari meritava di giocare veramente. Per me comunque è un amico oltre che compagno di squadra. La tappa di Piacenza è quella più sfortunata forse della tua carriera, arriva la retrocessione, ma è comunque una tappa particolare perché giochi nella squadra della tua città. Sì, è stata la prima esperienza tra il professionismo, ero uscita dalla primavera, è stato un po' diciamo un anno particolare. Ho ricordi sia negativi, perché ovviamente si parla di una retrocessione, nel senso nella squadra con cui avevo giocato fino da quando ero bambino, per 9 anni ero stato lì, quindi è qualcosa abbastanza pesante. Però ricordi positivi per quanto riguarda il gruppo che avevamo, che era un gruppo fantastico di ragazzi proprio d'oro, con cui tra l'altro mi sento ancora adesso. Arrivi a Frosinone e trovi subito Roberto Stellone sulla panchina giallazzurra. È lui il grande segreto del Frosinone e qual è il suo pregio migliore? Diciamo che è il terzo anno che sono qui a Frosinone e il terzo anno che sono col mister, e personalmente mi ha insegnato tanto. Io parlo personalmente perché a livello difensivo ha inserito nella mia mente dei concetti che fino adesso gli stanno dando ragione a lui e mi hanno aiutato tanto, mi stanno dando soddisfazione a livello calcistico. Credo che vabbè, oltre a tutto il gruppo anche l'allenatore fa la sua parte, quindi anche il ruolo dell'allenatore è estremamente importante all'interno di una squadra. La passata stagione il Frosinone conquista la promozione in Serie B, sei tu a segnare il primo gol ufficiale di un campionato che poi diventa storico, una bella cosa per te, soprattutto visto che sei un difensore che di gol ne segni pochissimi. Sì, è vero, adesso infatti non me lo ricordavo già più, però sì, è stata con l'Ascoli, prima partita in casa ho segnato il gol, sì. Una soddisfazione personale, però era una soddisfazione più per la squadra, per aver trovato il pareggio dopo 1-0 loro. Titolare nella finale playoff contro il Lecce, è quello il momento più alto della tua carriera fino ad oggi? Direi di sì, nel senso che non avevo mai giocato una finale playoff. È stata una cosa importante per me, soprattutto perché veniva da un periodo in cui non giocavo tanto, ero stato fermo un po' per infortuni, un po' per problemi di diverso tipo. Però dai, è andata bene, sono soddisfatto e vabbè, comunque l'importante, come si ripete sempre, è farsi trovare pronto quando si viene chiamato in causa. E quello che penso di fare e che voglio fare in questo proseguo di campionato. Ecco, infatti molti dicono che il tuo più grande pregio sia la freddezza e la tranquillità con la quale entri in campo a partita in corso, è vero? Sì, nel senso, diciamo che non sento tanto la pressione della partita, così mi estraneo un po' dal contesto e spesso è capitato che comunque io mi riesca ad inserire abbastanza bene nella partita. Come festeggiavo dopo Lecce? Festeggiato con la squadra, con i miei compagni, perché è con loro che
alla fine volevo condividere le gioie della conquista della Serie B, perché è con loro che ho lavorato tutto l'anno, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto diversi sacrifici per raggiungere il nostro obiettivo che e poi abbiamo raggiunto. E questa stagione te l'aspettavi una partenza del genere, il Frosinone al primo posto? Ma sai, non mi aspettavo niente, nel senso che vedendo il campionato dell'anno scorso in Serie B, dove le neopromosse comunque hanno fatto tutto bene, era una partenza nel senso possibile. Ripeto, il segreto di questo Frosinone penso che sia comunque il lavoro quotidiano che viene fatto sul campo, i tanti sacrifici che vengono fatti in quelle 2-3 ore di allenamento per cercare di migliorare ogni singolo aspetto e arrivare al sabato con tanta voglia di vincere. Chi lo vince questo campionato, Davide? Diciamo che le squadre favorite ce ne sono diverse. Non c'è una squadra che veramente ammazza il campionato, che se ne sta andando lasciando dietro di sé tutte le altre. Diciamo che potrebbe esserci qualche sorpresa. E la tua stagione fino ad oggi come la giudichi? Stagione positiva, nel senso non ho avuto ancora infortuni fino adesso, per fortuna. Diciamo che ho giocato 5 partite, la concorrenza è tanta e sicuramente aiuta. Io parlo di livello della difesa, perché comunque siamo in 4-5 difensori centrali per 2 posti. Dicevo, la concorrenza è tanta e chiunque gioca alla fine ha dimostrato di far bene, sia Schiavi, Blanchard, Russo, quindi diciamo che è una concorrenza positiva, che a livello di squadra aiuta. Schiavi, Russo, Blanchard, chi è più forte secondo te? Penso Bertoncini. Davanti invece del Frosinone... Davanti invece nel Frosinone segnano tutti. Fossi oggi il direttore sportivo di una squadra importante, chi prenderesti tra Curiale, Dionisi e Daniel Ciopani? Ne devi prendere solo uno. Solo uno? Magari proverei Bertoncini proprio da difensore e lo metto attaccante centrale. Davide, il tuo sogno da calciatore? Il mio sogno da calciatore è arrivare in nazionale. È un traguardo lontano, però ho un obiettivo che penso che posso ancora darmi, quindi sicuramente ci metterò tutte le energie, tutte le forze che avrò per cercare di raggiungerlo. E dopo che farai? Chiusa la carriera da calciatore? Chiusa la carriera da calciatore, sai, ho tanti hobby, sto anche studiando adesso economia, quindi non si sa mai, magari potrà servirmi un giorno. Questa è la camera, saluta i tifosi del Frosinone. Saluto tutto il popolo ciociaro, auguro in bocca al lupo a questo Frosinone, un in bocca al lupo per la partita di domenica a Pescara e vi vogliamo numerosi. Ciao ciao. So you think you can tell